I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Gianni Fanetti, eccolo qua che ci ha regalato ancora una volta come presidente della Proloco di Subiano, con tutto lo staff della Proloco di Subiano, un'altra bella festa e soprattutto il mercatino del tempo che fu. Non è facile ripartire, dobbiamo dirlo, però ce l'avete messa tutta con tanti sacrifici e con tante difficoltà anche burocratiche, dobbiamo dirlo, però ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta, purtroppo come sai le difficoltà burocratiche sono sempre peggio e ripartire non è facile. Noi fortunatamente non ci eravamo neanche fermati anche l'anno scorso, diciamo un qualcosa, un'unione tra di noi, diciamo il gruppo è sempre tenuto coeso e quindi c'è stato un pochino più facile rispetto ad altre associazioni che purtroppo nel nostro territorio hanno steso, hanno chiuso. Speriamo di ritrovarle presto, tante associazioni, tanti carri, anche 8 carri, gruppi folk, quindi ci fa piacere. Ora l'Arts leggerà il bando e insomma diciamo tanta gente, questo ci fa orgogliosi di essere ripartiti, di vedere Subiano così vivo. Tradizione va portata avanti. Vero Matti? È l'esempio palese della tradizione. Allora Franci, a casa tua oggi cannelloni al sugo di nana? Eh già, oggi sì. Questa è la vera festa di Subiano, è la festa che tutti i subianesi aspettano tutto l'anno e oggi qui sulle strade del paese si riversano tutti i cittadini appassionati del nostro paese. È una festa che ha lunghe tradizioni e ci sono cresciute generazioni in questa circostanza qui. Sono oggi tantissime persone che vengono anche da fuori, quindi è segno evidente che i subianesi hanno fatto un buon lavoro nel corso degli anni e dalla passione di alcune persone che anche oggi ormai non ci sono più, diciamo hanno lasciato un'eredità forte a Subiano e quindi il portarla avanti grazie alla Proloco, grazie a tutte le associazioni che ci mettono tanto impegno, è comunque un segno che i subianesi ci tengono alla propria tradizione e alla propria storia. Dobbiamo dire che voi siete uno dei luoghi più particolari e belli di Subiano, il Sasso alla Raina. La domanda è, ma ci andate a prendere il sole? Allora, quest'anno ci siamo andate, ma di solito sì, come tutti i subianesi doc si deve andare, certo. Io dal 97, quando incontrai mio marito, penso una delle prime feste a cui abbiamo partecipato del paese fu questa, vestita di tutto punto sfilai sul carro. Però è molto bello vedere una partecipazione così attiva. Faccio i miei complimenti più vivi veramente alla Proloco e a tutte le associazioni che hanno avuto la voglia ancora di partecipare, di mettersi in gioco. E fra l'altro oggi hanno ottenuto una vittoria strabiliante, perché vedere così tanta gente con i tempi che corrono, era qualche anno che non la rivedevo, frequento feste di paese, ma è veramente bello rivedere tanta gente di Subiano, ma ci sono anche tante persone che vengono da fuori. No, dico io, una serata a cantare, una serata a suonare e poi... Questa vita da rockstar ci distrugge, veramente. Però dai, cioè, proprio vivi nel paese, il giorno prima suonare in piazza. Con un sacco di ragazzi che vanno fatto festa, un pienone eccezionale. Un fine settimana da ricordare, cioè, e oggi è la festa dell'uva, quindi è perfetto, perfetto. Oggi si è dei cittadini attivi per la festa, dobbiamo dire proprio così, perché tutti hanno un cappello, una gonnella, naturalmente per quanto riguarda... Manchiamo noi, l'anno prossimo anche noi. Thank you.
Sì, vabbè, non abbiamo in questo momento un cappello, ma comunque siamo idealmente dentro questa festa, lo siamo comunque da sempre, e la fortuna è quella di cercare di portare sempre avanti questa tradizione. La tradizione deve essere, come dicevamo poco fa, lo spirito e il motore per cercare di far sì che queste cose portino avanti nel tempo, e ci sia sempre questa volontà, questo vulnus creativo che poi è pullula al mondo associativo, è nell'essenza stessa del mondo associativo, di poterla portare avanti. Grossa partecipazione popolare, grande condivisione, grande voglia di fare festa, che è l'elemento cardine, come si dice, di ogni realtà e di ogni festa popolare. Ma perché piace tanto Catenaia? Ma io credo che comunque sia un posto genuino, e poi c'è sempre comunque lo spirito di Subbiano, e c'è il vino buono. Soprattutto ora Catenaia, che c'è il vino buono, non lo diciamo che è meglio. Dal tartufo del Casentino arriva brillantissimo, brillantissimo. Il Bobby Piccino. Allora, la corte del rocchio, che si mangia sempre il rocchio? Si mangia il rocchio, si mangia la trippa. La Sabrina era piccolissima quando ha cominciato qui alla corte del rocchio, ci ha trovato marito. E poi adesso è arrivato grande. Eh sì, è arrivato le nuove leve. C'è anche chi lavora per la solidarietà al mercatino del tempo che fu. Sono giovani e hanno voglia di crescere, e quindi l'associazione Crescere è giusta, giusta? Sì, loro sono sempre stati attenti al sociale, è già il terzo anno di fila che danno il loro ricavato, il loro operato alle associazioni del territorio, e quest'anno hanno scelto ancora una volta anche la nostra associazione, quindi siamo orgogliosi che i giovani si mettono sempre in gioco, e quindi anche loro hanno il sociale nel cuore. Naturalmente Faustina Bertollo, presidente dell'associazione Crescere che opera a Subbiano, e ricordiamo anche Officina 104, una crescita attiva, dobbiamo dire. Senti, ma la cipolla va bene mangiata? Sì, sì, qua loro hanno fatto la trippa, le salsicce, poi hanno fatto tutta la parte vegetariana anche e vegana, quindi accontentano tutti i gusti, quindi chi è in zona qui si mangia e si beve bene. Io sono stato in Erasmus, ho parlato da un'amica di Roma e di Grosseto, e hanno detto che questa festa ricorda molto il provincialismo degli anni 60-70 in Italia. Infatti l'hanno apprezzata e la stanno apprezzando. Poi lei di Roma, che vive in città, ha detto queste cose non le vede. Quindi valeva la pena di venire a trovare questi amici? Sì, sì, molto. Anche se non siamo in Val di Chiana, tu hai portato l'aglione. Bel sapore, però rimane non indigesto. Qui ci avete messo anche le trombette de morto. No, il nome porta male. Non è un buon auspicio, no. Non rende giustizia la bontà che hanno. Ricordatevi, è il tartufo dei poveri. Piace molto questo panino con la porchetta. Noi ci mettiamo anche il rosmarino, finocchio e rosmarino, e prende un altro sapore. E l'aglio? E l'aglio. E allora? E abbiamo portato i panzerotti pugliesi, i panozzi con salsiccia e cime di rapa, o fiorelli, come si chiamano in entrambi i casi, nome pugliese o nome napoletano, sì, che sarebbe lì l'esposizione.
poi abbiamo salsicce e melanzane dell'orto. Stuva è cresciuta naturale sul greppo. È uscita dalla vigna, quindi non è stata presa senza chiedere il permesso ed è naturale, non ha trattamenti. E se l'assaggio è buonissima. Questo bel cappellino chi te l'ha dato? Ce l'avevano di già a casa. Ah, e questo invece da signorina, è vero? Sì, l'avevamo preso per il mare, però adesso è perfetto per la festa dell'uva. Mercatino del tempo che fu, adesso ci trasferiamo nel pomeriggio della rievocazione storica della festa dell'uva. La festa dell'uva è la festa dei giovani principalmente, quest'anno sono contenta che si sono anche comportati molto bene durante il mercatino, vedo che anche nella sfilata stanno dando qualcuno, insomma, si sta divertendo in maniera sana come da tempo non si rivedeva, quindi siamo contenti. Associazioni e rievocazioni storiche di Subiano ormai da tanti anni, da quando nasce la sfilata della festa dell'uva, quasi possiamo dire, no? Ma diciamo che la festa dell'uva nasce, ma se non ci fosse stato il corteggio storico sarebbe stato un qualcosa di monco, anche perché è l'unico gruppo, il nostro, ma direi anche come storia, che porta una rievocazione di un fatto effettivamente avvenuto a Subiano, che è Subiano che si sottomette a Firenze, un atto di sottomissione che lo rievocavamo tanti anni fa, probabilmente riusciremo ora dopo la pandemia a riproporlo, chi lo sa. Naturalmente Virgilio Badì, 1384 quell'anno, Don Guido Tiezzi che insieme ad un gruppo di amici, tra cui anche Virgilio, proprio decide di creare proprio questo gruppo, di farlo nascere questo gruppo, ci è riuscito, tanto valore gli sbandieratori in modo particolare con i tamburini che sono andati in giro un po' per tutta la nostra Europa, no, credo, e anche naturalmente con qualche rappresentante proprio della sfilata storica, però questo è un punto fondamentale e importante per la nostra storia di Subiano. Guarda, siamo fra l'altro uno dei gruppi storici italiani che danno lustro a una delle più grandi manifestazioni di feste medievali che esistono in Francia, e anche per il prossimo anno a maggio saremo lì perché ci hanno già scritturato, pensa un po'. Sono il futuro, la prima futura è lei, scusami se mi permetto, ma però Elisa, di cognome Fanetti, e quindi è la figlia di Gianni Fanetti. Elisa da piccolina è sempre venuta a fare il servizio qui, aiutare il babbo, non è mai mancata, anche Enrico però devo dire, e anche Luca, credo che sia importante. Tu come ti chiami? Cosimo. Sara. E tu di cognome fai? Domini. Ed è la figlia dell'assessore alla cultura, quindi naturalmente anche lei è qui insieme, tu? Martina. Ecco, allora, comprendete che questa gioventù bellissima significa veramente un valore aggiunto per la Prolocco di Subiano. Eccolo qua, a voi naturalmente un grazie per l'impegno che ci avete messo in tutta questa giornata, siete stati fantastici, veramente tu per prima, perché veramente dai forza anche al babbo per andare avanti. Complimenti, che ci fosse l'Alessandra però, va bene? Thank you.
you to see? It looks something like you.